Oklahoma Man al comando, Mozart Ban e Operà che lo ha scavalcato nella scia. Il lancio in 15-4, si va di fronte col gruppo in lunga fila indiana. In fondo è finita Olga De Gleris, scavalcata anche da quelli della seconda fila. Montefatto in penultima posizione, di fuori rimonta Ottica Jet. Frazione di fronte in 16 scarsi, cavalli che vengono a completare i 600 di gara con un rallentamento da parte del leader che fa 16-1 di paletto e si presenta abbastanza chiaramente in vantaggio davanti alle tribune. Oklahoma, Operà, poi Orione di Brazzà, all'interno Mozart Ban. Orione esce al largo e tanto che alla penultima curva lo infila Mozart Ban, frazione in controllo da parte del leader, ancora 16 scarsi di paletto e adesso prende ad andare Oklahoma MN. Ortica Jet è rimasta intruppata al centro del gruppo dove cala Mozart Ban, si muove Montefatto in terza ruota dal fondo del plotone. Intanto Nando Pisacane ha cambiato ritmo, 14-8 di fronte in favore di vento, ma è sempre una signora misura. Il gruppo si allunga alle spalle dei primi, Operà sta tenendo il contatto col leader mentre galoppano un po' tutti, ha sbagliato Orione numero 4 frazione in 14 numero 4 Orione di Brazzà squalificato, numero 2 Nalfelledì squalificato, diventa pericolosissima. 50 dal palo, Nando Pisacane richiede la sua, il massimo dell'impegno, e sul traguardo forse Operà stampa il la cavalla di Nando Pisacane. 1.17.2 a media, bisognerà andare a vedere il replay. Al terzo posto in qualche maniera salva una fortunosa terza piazza Ortica Jet, c'era anche il galoppante Nalfelledì all'interno, quello è...